si è concluso nel pomeriggio di ieri con la visita al monastero di Corvirap, il 14° viaggio apostolico di Papa Francesco, che da venerdì lo ha visto presente in Armenia per incontrare la Chiesa Apostolica Armena e la comunità cristiana cattolica. Prima di lasciare il paese, il gesto simbolico di pace che ha visto il Papa e il Catholicos liberare due bianche colombe. Un anelito forte all'unità in nome della luce, dell'amore che perdona e riconcilia. Il Papa, nell'ultimo giorno in Armenia, è ritornato sul tema dell'ecumenismo nel suo discorso durante la partecipazione ieri mattina a Echmiadzin alla Divina Liturgia, il rito armeno presieduto dal Catholicos Karekin II, guida della Chiesa Apostolica. Non si ripetano mai più orrori come il folle sterminio subito un secolo fa dal popolo armeno. Il Papa ha rinnovato il suo appello a ricordare le ferite del popolo armeno nel discorso pronunciato nella piazza della Repubblica di Yerevan nel corso dell'incontro ecumenico con il Catholicos Karekin II. Tre basi stabili su cui riedificare la vita cristiana, memoria, fede e amore misericordioso. Il Papa ha incentrato su questo tema l'omelia dell'unica celebrazione eucaristica del suo viaggio apostolico in Armenia, che ha visto sabato mattina oltre 20.000 fedeli riunirsi nella grande piazza Vartanans a Gyumri. La giornata di sabato mattina si era aperta con la visita al memoriale vicino Yerevan che ricorda le vittime dei massacri sotto l'impero ottomano. Preghiera e silenzio hanno caratterizzato uno dei momenti più significativi del viaggio apostolico. Il rispetto per differenze religiose è condizione necessaria per la pacifica convivenza, è quanto scrivono in una dichiarazione congiunta Papa Francesco e il Catholicos Karekin II, che dopo aver lodato il Signore per la vibrante realtà della fede cristiana in Armenia, si soffermano sul dramma delle persecuzioni e delle violenze alimentate dal fondamentalismo. Sono felice di aver visitato l'Armenia, paese che per primo abbracciò la fede cristiana, e ringrazio tutti per l'accoglienza. È quanto ha scritto Papa Francesco su Twitter a conclusione del suo viaggio. La cerimonia di congedo si è svolta all'aeroporto della capitale Yerevan, alla presenza del capo di Stato armeno, del Catholicos e dei vescovi cattolici. Poco prima il Santo Padre aveva vissuto l'ultima suggestiva tappa con la visita al monastero di Corvirap. Il viaggio di Papa Francesco si è concluso tra le note di un antico canto armeno in uno dei luoghi più sacri dell'Armenia, il monastero di Corvirap, che significa prigione in profondità. Qui, ai piedi del monte Ararat, c'è un pozzo profondo dove San Gregorio, l'illuminatore, l'evangelizzatore di questa nazione, venne imprigionato per 13 anni alla fine del III secolo da re Tiridate III, che perseguitava i cristiani. Il sovrano, colpito da una grave malattia, fu guarito proprio grazie alle preghiere di San Gregorio. Si convertì e nel 301 proclamò l'Armenia nazione cristiana, la prima della storia. Il monastero è meta di pellegrinaggi da tutto il paese. Il monastero è sotto la diretta giurisdizione del Catholicos armeno apostolico. In questo luogo Papa Francesco e Karekin II hanno pregato insieme, poi hanno liberato due colombe bianche, emblema di pace e di purezza, verso il monte Ararat, simbolo dell'Armenia e oggi in territorio turco, dove, secondo una tradizione, si posò l'arca di Noè dopo il diluvio. Il Papa ha lasciato in dono al monastero una lampada in argento e vetro che reca una croce armena e ricorda la prigionia di San Gregorio. Una celebrazione intensa, quella della Divina Liturgia, alla quale il Papa ha preso parte ieri mattina, ricca di musica e canti come nella tradizione delle chiese orientali. Il Papa, nel suo discorso, si è rivolto fraternamente a Karekin II. «In questi giorni abbiamo sperimentato, ha detto Francesco, com'è bello e com'è dolce che i fratelli vivano insieme attraverso la condivisione di doni, speranze e preoccupazioni della Chiesa di Cristo, che crediamo e sentiamo una». Concetti che il Santo Padre ha espresso citando l'Apostolo Paolo. «Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza.
Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. In questo momento gli apostoli Bartolomeo e Taddeo, che proclamarono per la prima volta il Vangelo in queste terre, e i santi Pietro e Paolo, che diedero la vita per il Signore a Roma, si rallegrano, ha sottolineato Francesco, nel vedere il nostro affetto e la nostra aspirazione concreta alla piena comunione. Poi l'invocazione allo Spirito Santo affinché venga a rifondarci nell'unità e attraverso l'effusione del fuoco di amore e unità sciolga i motivi dello scandalo dovuto alla mancanza di unità tra i discepoli di Cristo. In tutti sorga un forte anelito all'unità, a un'unità che non deve essere né sottomissione l'uno dell'altro, né assorbimento, ma piuttosto accoglienza di tutti i doni che Dio ha dato a ciascuno per manifestare al mondo intero il grande mistero della salvezza realizzato da Cristo Signore per mezzo dello Spirito Santo. Infine, l'esortazione di Francesco a rivolgere lo sguardo alle sofferenze del mondo. Accogliamo il richiamo dei santi. Ascoltiamo la voce degli umili e dei poveri, delle tante vittime dell'odio che hanno sofferto e sacrificato la vita per la fede. Tendiamo l'orecchio alle giovani generazioni che implorano un futuro libero dalle divisioni del passato. Anche Karekin, nella sua omelia, ha auspicato l'unità, riconoscendo gli sforzi di Francesco verso la pace e la prosperità dell'umanità e verso il progresso della Chiesa di Cristo, con l'invito a pregare per la nazione e la Chiesa armena. Non si ripetano mai più orrori come il folle sterminio subito un secolo fa dal popolo armeno. Il Papa ha rinnovato il suo appello a ricordare le ferite del popolo armeno nel discorso pronunciato nella piazza della Repubblica di Yerevan nel corso dell'incontro ecumenico con il Katolikos Karekin sabato nel tardo pomeriggio. Accolto con calore da una folla di oltre 50.000 persone, Francesco ha rivolto il suo appello perché si possa correre verso la piena comunione. Francesco ha portato l'abbraccio fraterno della Chiesa Cattolica intera ad una terra che sorge sotto lo sguardo del monte Ararat e dove sorgono le croci di pietra, croci che parlano di una storia dalla fede rocciosa ma anche dalla sofferenza immane, ricca di testimoni del Vangelo. Il pensiero del Papa è tornato al massacro di 1,5 milioni di armeni trucidati 100 anni fa sotto l'Impero Ottomano. In questo tragitto ci precedono e accompagnano molti testimoni, in particolare i tanti martiri che hanno sigillato col sangue la comune fede in Cristo. Sono le nostre stelle in cielo che risplendono su di noi e indicano il cammino che ci resta da percorrere in terra verso la comunione piena. Sono state quindi ricordate le prove terribili sperimentate dagli armeni e Francesco con forza ha ribadito che queste sofferenze sono le sofferenze del corpo mistico di Cristo. Ricordarle non è solo opportuno, è doveroso. Siano un monito in ogni tempo perché il mondo non ricada mai più nella spirale di simili orrori. Ferite rimaste aperte a causa dell'odio feroce e insensato, che però possono conformarsi a quelle di Cristo risorto, terribili piaghe di dolore patite sulla croce, trasfigurate dall'amore, sono divenute sorgenti di perdono e di pace.
Si tratta di costruire un futuro che appartiene anche ai giovani ai quali Francesco si è rivolto, invitandoli a non essere notai dello status quo, ma promotori attivi di una cultura dell'incontro. E qui l'appello del Papa si è fatto ancora più forte. Dio benedica il vostro avvenire e conceda che si riprenda il cammino di riconciliazione tra popolo armeno e quello turco, e la pace sorga anche nel Nagorno-Karabakh. Il Santo Padre ha parlato del cammino verso l'unità, un cammino rafforzato dagli incontri degli anni passati. Ha sottolineato la reale e intima unità fra le nostre chiese. Siamo nuovamente insieme per rafforzare la comunione apostolica fra noi, ha detto Francesco, che ha ringraziato l'Armenia, primo paese cristiano ad abbracciare la fede, per la sua fedeltà, spesso eroica, al Vangelo. Non i calcoli e i vantaggi, ma l'amore umile e generoso attira la misericordia del Padre, la benedizione di Cristo e l'abbondanza dello Spirito Santo. Il discorso del Papa si è concentrato poi sul tema del Vangelo, Cristo che dona la pace. Il Papa conosce quanto sono ancora grandi gli ostacoli sulla via della pace e quanto tragiche le conseguenze delle guerre nel mondo. Il suo pensiero è andato anche alle popolazioni costrette ad abbandonare tutto, specialmente in Medio Oriente, dove, ha sottolineato, tanti nostri fratelli e sorelle soffrono violenza e persecuzione a causa dell'odio, di conflitti fomentati dal commercio delle armi, dalla mancanza di rispetto per la persona umana, soprattutto per i deboli. Gli armeni presenti in tanti paesi e che desidero da qui abbracciare fraternalmente, siano messaggeri di questo anelito di comunione. Il mondo intero ha bisogno di questo vostro annuncio, ha bisogno della vostra presenza, ha bisogno della vostra testimonianza più pura. Pace a voi. Un incontro ecumenico e di preghiera per la pace, ricco di grande emozione e sigillato dal gesto compiuto da Francesco e dal Catholicos Karikin II. Ciascuno da una piccola anfora ha versato dell'acqua ad una pianta contenuta in un vaso a forma di arca. Papa Francesco ha celebrato sabato mattina a Gyumri, seconda città dell'Armenia, dove nel lontano 1988 un terremoto devastante inghiottì oltre 25.000 armeni. Il salmo di Isaia della liturgia provoca la domanda del Papa nella sua omelia: che cosa il Signore ci invita a costruire oggi nella vita, o meglio, su che cosa? La prima base stabile è la memoria, quella che il Signore ha compiuto in noi e per noi. Lui che, ha ricordato Francesco, ci ha scelti, amati, chiamati e perdonati, ma ancora di più da custodire la memoria del popolo, antica e preziosa nel caso dell'Armenia. Nelle vostre voci risuonano quelle dei sapienti santi del passato. Nelle vostre parole c'è l'eco di chi ha creato il vostro alfabeto allo scopo di annunciare la parola di Dio. Nei vostri canti si fondono i gemiti e le gioie della vostra storia. Pensando a tutto questo, potete riconoscere certamente la presenza di Dio. Egli non vi ha lasciati soli. Anche fra tremende avversità, potremmo dire col Vangelo di oggi: il Signore ha visitato il vostro popolo. La fede cristiana è diventata il respiro del vostro popolo e il cuore della sua memoria, ed è bello, ha detto il Papa rivolto ai fedeli, ricordarlo con gratitudine. Ed è proprio la fede, speranza per l'avvenire, il secondo fondamento della vita cristiana, evitando il rischio di ridurla a qualcosa del passato. La fede invece, ha sottolineato il Papa, nasce e rinasce nell'incontro con Gesù, che illumina tutte le situazioni della vita. Ci farà bene ravvivare ogni giorno questo incontro vivo con il Signore. Ci farà bene leggere la parola di Dio
e aprirci nella preghiera silenziosa al suo amore. Ci farà bene lasciare che l'incontro con la tenerezza del Signore accenda la gioia nel cuore, una gioia più grande della tristezza, una gioia che resiste anche di fronte al dolore, trasformandosi in pace. Nessun timore dunque, e qui il Papa si è rivolto ai giovani, anche se Gesù dovesse chiederci di donare la vita a lui e ai fratelli, non abbiate paura e ditegli di sì. Egli desidera liberare il cuore dal timore e dall'orgoglio. Facendo spazio a lui, diventiamo capaci di irradiare amore. Potrete in questo modo dar seguito alla vostra grande storia di evangelizzazione, di cui la Chiesa e il mondo hanno bisogno in questi tempi tribolati, che sono però anche tempi della misericordia. Ed è proprio l'amore misericordioso il terzo fondamento su cui costruire la vita cristiana, perché la carità, l'amore concreto, è la roccia, il biglietto da visita del cristiano. Siamo chiamati anzitutto a costruire e ricostruire vie di comunione senza mai stancarci, a edificare ponti di unione e a superare le barriere di separazione. Ma nel mondo c'è anche bisogno di prendersi cura dei deboli e dei poveri. Dio abita dove si ama con coraggio e compassione, e c'è tanto bisogno di questo, sono le parole del Papa. C'è bisogno di cristiani che non si lascino abbattere dalle fatiche e non si scoraggino per l'avversità, ma siano disponibili, aperti, pronti a servire. C'è bisogno di uomini di buona volontà che di fatto, e non solo a parole, aiutino i fratelli e le sorelle in difficoltà. C'è bisogno di società più giuste, nelle quali ciascuno possa avere una vita dignitosa e in primo luogo un lavoro equamente retribuito. E quale modello migliore per diventare misericordiosi nonostante difetti e miserie dentro e fuori di noi? Il Papa ha lasciato quindi agli armeni il modello più caro al paese, sua parola e voce, San Gregorio di Narek, che ha scandagliato le abissali miserie del cuore umano, ma le ha messe sempre in dialogo con la misericordia di Dio. La giornata di sabato si era aperta con la visita al memoriale vicino a Yerevan, che ricorda le vittime dei massacri sotto l'impero ottomano. Tsitsernakberd, la collina delle rondini, il luogo della memoria per tutti gli armeni, per non dimenticare mai quanto avvenne 100 anni fa. Un ricordo imperituro, quasi custodito da lontano dall'imponenza del monte Ararat come la fiamma eterna che arde al centro del memoriale. 1,5 milioni le persone che vennero trucidate, il segno di un martirio indelebile per un popolo intero che lo ricorda come il grande male, un vero e proprio genocidio, come ha sottolineato Francesco, il primo di un secolo che ne vide tanti altri. Il Papa vi è giunto accompagnato dalla Catholicos Karekin II, accolto dal Presidente della Repubblica d'Armenia. Dopo la deposizione di una corona d'alloro, Francesco si è raccolto a lungo in silenzio. Poi, con Karekin, alla recita del Padre Nostro, il canto Rashpar, dedicato all'evangelizzatore San Gregorio l'Illuminatore. Quindi, dopo la lettura dei passi biblici, la preghiera di intercessione di Papa Francesco. Infine, un altro gesto fortemente simbolico, la benedizione e l'innaffiatura di un albero a memoria della visita, alla presenza di una decina di discendenti di perseguitati armeni salvati e ospitati a Castel Gandolfo da Papa Benedetto XV. Il rispetto per le differenze religiose è condizione necessaria per la pacifica convivenza. È quanto scrivono in una dichiarazione congiunta Papa Francesco e la Catholicos Karekin II, che, dopo aver lodato il Signore per la vibrante realtà della fede cristiana in Armenia, si soffermano sul dramma delle persecuzioni e delle violenze alimentate dal fondamentalismo.
I due firmatari ricordano l'immensa tragedia in Medio Oriente e in altre parti del mondo di innumerevoli persone innocenti uccise, deportate o costrette a un doloroso e incerto esilio a causa di continui conflitti a base etnica, politica e religiosa. Le minoranze etniche e religiose, si legge nel testo, sono diventate obiettivo di persecuzioni. I martiri, si sottolinea, appartengono a tutte le chiese e la loro sofferenza costituisce un ecumenismo del sangue che trascende le divisioni storiche tra cristiani, chiamando tutti a promuovere l'unità visibile dei discepoli di Cristo. Segue l'accorato appello rivolto ai capi delle nazioni ad ascoltare la richiesta di milioni di esseri umani che attendono con ansia pace e giustizia in un mondo dove purtroppo, osservano il Papa e il Catolicos, si assiste ad una presentazione della religione e dei valori religiosi in un mondo fondamentalistico. Il fondamentalismo, si legge inoltre nella dichiarazione congiunta, viene usato per giustificare la diffusione dell'odio, della discriminazione e della violenza. Ma la giustificazione di tali crimini sulla base di idee religiose è inaccettabile, perché Dio non è un Dio di disordine ma di pace. I cristiani sono chiamati a sviluppare vie di riconciliazione e di pace. La speranza espressa dal Papa e dal Catolicos è che si arrivi anche ad una soluzione pacifica delle questioni riguardanti il Nagorno-Karabakh, territorio conteso da Azerbaigian e Armenia. Si esprime infine preoccupazione per la crisi della famiglia in molti paesi. La Chiesa Apostolica Armena e la Chiesa Cattolica, si ricorda nel testo, condividono la medesima visione della famiglia basata sul matrimonio, atto di gratuità e di amore fedele tra un uomo e una donna. Prima pagina dell'Osservatore Romano con la data del 27-28 giugno 2016. Il Papa conclude il viaggio in Armenia con un nuovo appello alla fraternità e alla riconciliazione. Dalla memoria un futuro di pace. E ai giornalisti, durante il volo di rientro, ricorda che l'Europa deve ritrovare lo spirito creativo. Sguardo positivo, editoriale di Giovanni Maria Vian. Mercati in fibrillazione mentre David Cameron esclude un altro referendum e i leader europei si incontrano per elaborare nuove strategie. Partita a scacchi sulla Brexit.